Disordine, perché le persone non sono in grado, ecco, di mantenere le cose in ordine così? Buongiorno amore. Buongiorno. No, buongiorno niente. Guarda che disordine che mi hai fatto. L'avevo messo così. Ma amore, ma per cosa? Ma per 2 centimetri? Ma sei fissata proprio, Ho fissato che cosa? Fissata? Ma ti sembra fissata? Vuoi dire che sono fissata? Sonia, dove posso archiviare questo? Ah, impossibile, è tutto pieno. Nell'armadietto? Ci sono gli stivali. Nei cassetti? Le polacchine. Vanno a fotocopiatrice? Ah, ci sono i sabò. Boh. Beh, buongiorno a tutti comunque. Cosa fai? Le décolleté. Per l'emergenza. Certo che con Sonia e la sua mania per le scarpe sarebbe meglio andare in ufficio a piedi nudi. E poi dicono che sono io la maniaca, ma là fuori è pieno. È solo che si trattengono. Ma se solo potessero rivelarsi. Sì, lavanda e rosmarino. Il mucchetto non li si dice proprio. Poteva farcene usare direttamente da un cane antidroga, risparmiavamo tempo. Mi piacciono le saponette profumate. C'è un problema? No. Faccio del male a qualcuno, le faccio pagare? No, cerco di regalare alle persone qualcosa che gli migliora la vita. Vai ad aiutare la gente. Vetivier, ma con parsimonia. Mi piace la gente che sa di buono. E lo so io quando sa di buono. Sì, in effetti io ho anche corso tanto stamattina perché dovevo rincorrere il tram e poi mi sono messa a parcheggiare un camion. Mela Leuca. E non torni prima di un mese. A me non sembra di essere così fissata, però. No, ma tutti i pazzi dicono di essere normali. Ma è arrivato lui, è tuo figlio che impazzisce per quelle figurine. Nostro figlio, poi non impazzisce per le figurine, ma gli piacciono. Non gli piacciono a lui. Si vede benissimo che si sta trasformando in una mania. Intanto le scarpe te le scalo dalla paghetta per i prossimi 40 anni. E zitto! Pronto signora, buongiorno, si senta, quel matto di mio figlio ha scambiato le sue scarpe con una figurina di Cristiano Ronaldo, sì lo so, ha fatto un affarone, ma hai dato via la macchina della mamma? Sì, ma in cambio di Messi. Ah beh, in cambio di Messi, signora scusi, per caso non risulta altro che mio figlio abbia scambiato, no la casa al mare ve la scordate. Ma neanche la nonna. Sì, ho capito che era in cambio della figurina di Cassano. Eh no, però noi preferiamo lei, perché almeno quando parla si capisce cosa dice. Dopo sono io la paranoica, la fissata. Chi ha dimenticato ieri sera il telecomando nel frigo quando guardava quel film commovente? Non è che dobbiamo dirlo per forza agli altri, che sono stata io. In effetti forse qualche volta esagero un po'. Le cose importanti da tenere in ordine sono altre, mica il frigo. Spesso è proprio dagli incontri più strani che nascono le cose migliori. Per esempio, io ho fatto un figlio meraviglioso con un uomo disordinato, e vedi un po'. Ma non è giusto. Amore, sono la mamma, decido io che cosa è giusto e che cosa non è giusto. Ho guardato su internet la trama del film e non lo puoi guardare perché è diseducativo. Ma la storia di un panda che alleva un cucciolo di orso polare è rimasto orfano. Lo vedi che un erbivoro che alleva un carnivoro è diseducativo, no? Veramente sono tutti e due onnivori. Pure. Allora in questo caso va bene, dai, puoi guardare, eh? Vai, grazie. Ho fatto appena in tempo, stavo per chiudere il negozio, ma come hai fatto a rompere il telecomando? Rompere che cosa? Rompere che cosa? Non l'ho rotto. L'ho messo nel freezer. Che sa di pollo, eh? Di pollo?